Nome? Davide. Massimiliano. Soprannome? Non ce l'ho il soprannome, non lo so. De Solis mi chiamano così, dai. Esole, come un altro famoso De Solis. Sì. Soprannome? Non ne ho. Anno di nascita? 12-12-94. Per precisare. Anno di nascita? 1979. Segno zodiacale? Sagittario. Toro. Cosa pensi di Massi? Di Massi cosa penso? È un giocatore di esperienza, è una persona molto seria e niente. Ti sa dare molti consigli quando serve. Cosa pensi di Davide? Buon giocatore, può crescere. Può solo crescere. Chi è più forte, tu o lui? Non lo so, ma sicuramente lui perché ha molta più esperienza. Solo per quello. Più forte? Davide. Di te? Certo. E invece cosa pensi del mister? Beh, del mister è... Che non ha capelli innanzitutto. Quello sì, però anche lui è una grandissima persona, da quello che ho sentito era un grandissimo difensore. Ma ti hanno detto anche che era cattivo, no? Ah, quello no, non lo so. So che ha giocato con Zola, la Nuorese, che era un grandissimo difensore. Cosa ne pensi del mister? Il silenzio dice tutto. Bene, no, bene, bene. Bene. Squadra del cuore? La Juventus. Juve. Donna del cuore? Non ce l'ho, non ce l'ho. Mia moglie. L'ultima volta è stata? Domani. Sì, domani. Ecco, benissimo. Una frase in sardo? Possibilmente mamogliadino? Dai, la prima che ti viene in mente. Non ti so dire, non so cosa dire. Hello, sì, questa qua. Che vuol dire? No, è un motto tra noi giocatori, possiamo dire. Non una moto, un motto. Un motto, sì. Una frase in sardo? Bevanda preferita? Coca-Cola. Sincero, Coca-Cola. Birra. Chi ha inventato la radio? Non lo so, non me lo ricordo. Marconi. Ti sei informato. La partita più bella che hai mai giocato? L'anno scorso, Juniores Provinciali contro il Perdas di Vugo. Che è definita? Aspetta, no. Non ti ricordi neanche quando è finita, andiamo bene. No, non ho capito la domanda. Quanto è finita 3-1 per noi. Sì. Bosa Cuglieri, 1-0. Gol tuo, ovviamente. Un tuo pregio? Nessuno, diciamo difetti, da. Simpatico. Modestamente. Un tuo difetto? A volte rispondere troppo, vai. Antipatico. Un suo pregio di Massi? Simpatia, molta. E un suo difetto? Nessuno. E un suo pregio? Di chi? Di Davide. Molto serio. E un suo difetto? L'età forse ancora un po' troppo giovane. Quando segnate come esulti? Non ce l'ho un'esultanza ben precisa per adesso. Anche perché non segni tu. Ma infatti non sono abituato a segnare. Normale. E quando segni tu? No, normale. Che praticamente è la stessa cosa. Anche perché segno poco, quindi poco da inventare. E quando subite un gol invece cosa fai? Dipende da chi è la colpa, però se è colpa tua? Se è colpa mia me la prendo con me stesso, se è colpa ad altri sto zitto e basta. E cosa dici? Niente, cerco di incitare. Sbuffo. Chi ti ha insegnato a giocare a calcio? Insegnato, non lo so, è iniziato con mio fratello magari, con mio fratello Nicola e poi... Anche lui difensore, quindi ti ha convinto a fare il difensore? No, vabbè, prima ero anche centrocampista, però grazie a lui, anche grazie a lui sono diventato, non si può dire, però sto imparando... Si può dire. Sto imparando a diventare un difensore, imparando a giocare a calcio. Sono stati tanti, però il primo forse che mi ha insegnato qualcosina è stato Pietro Pala. Destra o sinistra? E destra. Pensavo dicessi centro, visto che giochi al centro. No, vabbè. Destra. Cosa ti ha portato Babbo Natale? Niente. Mio figlio. Caffè o cappuccino?
Caffè. Cappuccino. Cantante preferito? Non ne ho cantante preferito. I Queen possiamo dire un gruppo. Non ho una preferenza particolare. Forse un gruppo, gli U2. Cingomme preferite? No, attento, no, a quello che rispondi, no, perché no, qualcuno si può offendere. Vigors. Tante, visto che le vendo. Macchina preferita? Ferrari. E modello? È semplice dire Ferrari. Golf. In quale squadra ti piacerebbe giocare? Beh, mi piacerebbe giocare alla Juventus naturalmente, però è un traguardo irraggiungibile. Ci riuscite, Bonucci ci puoi riuscire anche tu. Vabbè, ma Bonucci è tutta un'altra categoria. Ma parli dei nostri livelli o... Juve, visto che ci siamo. Una speranza per il 2013? Beh, di salvarci prima, principalmente di salvarci. Beh, che migliori la situazione, insomma, economica e sociale del paese. Saluta! Ciao a tutti. Ciao.